Affossata in aula da almeno 60 franchi tiratori, la candidatura della Presidente del Senato Casellati, che si ferma a 382 voti. Scintille nella coalizione di centrodestra, Meloni, Noi e Lega leali, altri no. In corso in Parlamento il sesto voto per il capo dello Stato, il centrodestra si astiene, scheda bianca dal centrosinistra con un nulla di fatto, domani si riparte alle 9. Finnlines potenzia i collegamenti marittimi cargo e passeggeri tra Finlandia e Svezia. La compagnia del gruppo Grimaldi introduce tra i due paesi la Ropax Europa Link con 1200 metri lineari di carico in più rispetto alla precedente nave. 2021 da record per gli investimenti green nel mondo, 755 miliardi di dollari, più 27% in un anno. Cresce il trasporto che nel 2022 potrebbe superare le energie rinnovabili. Buonasera. Quinta giornata di scrutini per l'elezione del Presidente della Repubblica e ancora un nulla di fatto. Oggi doppia votazione e grande fermento a Palazzo Montecitorio, dove i lavori del Parlamento, riunito in seduta comune, sono tuttora in corso. La giornata odierna ha preso avvio con un centrodestra che ha forzato sull'attuale Presidente del Senato Casellati, che tuttavia non trova il consenso trasversale. Per Alice Channel a Roma continua il costante presidio di Roberto D'Antonio. Sentiamo da lui come si è svolta questa intensa giornata. È stata una brutta giornata per la politica italiana per vari motivi. Il primo è quello che addirittura ha fatto arrabbiare il presidente Mattarella da voci bene informate di come il Quirinale stia vivendo queste elezioni per il nuovo capo dello Stato. Il motivo è stata la scelta da parte del centrodestra di designare la presidente del Senato, il numero due delle istituzioni, a proprio futuro capo dello Stato, con un risultato che è stato decisamente deludente. Sono stati 382 voti a favore, con la presenza di ben 71 franchi tiratori contro 406 astenuti espressi dal fronte del centro-sinistra. Una situazione di totale impasse che fa male alla politica, ma anche perché c'è assenza di incontri e quindi di confronti fra destra e sinistra, come ha detto in maniera molto chiara Carlo Calenda, il leader di Azione, dopo il risultato del quinto scrutinio. Non vince nessuno, sono tutti aspiranti kingmaker allo sbaraglio, che non lo sanno fa, non ci riescono, non ci sono le condizioni, non lo so. Direi di abolire la figura del kingmaker per le prossime 48 ore. Ma è chiaro che se la situazione va avanti così non si potrà che cercare o di andare in ginocchio da Mattarella, che è comunque una cosa estremamente spiacevole perché il Presidente della Repubblica si è espresso in maniera chiara, o trovare se c'è uno sbocco sul nome di Draghi. Si torna anche sempre lì, Draghi, Casini, Mattarella. Sì, sì, ma perché il gioco è continuo, cioè Draghi, Casini, Mattarella, poi forse a un certo punto uscirà fuori di nuovo Berlusconi, poi arriverà mia cugina, mia zia, mia nonna, ma chi se ne frega, non è il modo in cui si decide una cosa, non può decidersi così, perché tu non hai la situazione in cui c'è una maggioranza chiara che elegge il suo Presidente della Repubblica come è stato l'ultima volta con Mattarella e dunque per evidenza ti devi sedere a discutere, ma lo sapete tutti. Se no possiamo andare avanti in modo accidentale, a un certo punto eleggeremo qualcuno, chissà come, chissà quando, chissà con quali conseguenze sul governo. Io non lo so, non credo si possa fare. Quindi bene tutti i nomi, noi siamo disponibili per quello che conta e quello che vale a parlare di tutti i nomi, ma semplicemente bisogna trovare un luogo dove parlare, perché, ripeto, questa è la prima elezione del Presidente della Repubblica e qui si va avanti a WhatsApp. Ditemi voi se si può fare così. La scelta da parte del centrodestra di designare la Casellati come candidato a essere eletto capo dello Stato era nata proprio nella serata di ieri, dopo varie riunioni da parte del centrodestra. Subito però, insomma, si era capito che da parte del centrosinistra non ci sarebbe stata assolutamente la possibilità di una sua elezione. Si è andata avanti più che altro per fare anche la conta, una conta che è andata male. Ma sentiamo poco da tutti i protagonisti della politica come si è evoluta questa giornata. Non è che stiamo facendo un braccio di ferro, stiamo solo indicando una strada perché in questi giorni, oggi pomeriggio, domani pomeriggio, si arrivi alla meta,
cioè a eleggere un Presidente della Repubblica. Siccome dobbiamo iniziare a votare, non possiamo continuare a non votare, la Casellati, a noi è aspettata la prima mossa, e quindi la Casellati ci sembra la candidatura più forte. Ecco, noi stiamo facendo quello che possiamo per decidere, perché questo spettacolo è oggettivamente fastidioso per gli italiani e noi ce la stiamo mettendo tutta. Dall'altra parte, scusi, dall'altra parte muovano un passo in avanti anche loro, perché stare lì trincerati a dire chiunque presentate voi non va bene, ma non abbiamo una proposta alternativa. E quindi no, hanno detto no su tutti, scusi, hanno detto no su almeno 8 nomi finora e non ne hanno fatto uno unitariamente. Per cui chi sta bloccando il quadro è la sinistra. L'obiettivo è spaccare il fronte del centro-sinistra. Ma qua arrivo, guardi, l'obiettivo, il tema non è spaccare il campo del centro-sinistra. Io vorrei una candidatura che venisse votata da tutti, ovviamente. Il punto non è giocare sulle spaccature degli altri. Mi pare che però questo problema nel campo del centro-sinistra oggettivamente ci sia. Non c'è mai nessuna proposta della sinistra. Ma non è così, il confronto è aperto, le candidature possibili le conosciamo noi e le conosce il centrodestra, e mi auguro con la forzatura di oggi finisca questo gioco per valorizzare il risultato da una parte e dall'altra e si riprenda a parlare dell'interesse del Paese. State misurando le forze? No, per niente. Matteo Salvini, insieme a tutto il centrodestra, ha messo in campo il nome più autorevole possibile dopo quello di Mattarella, vista la sua indisponibilità. Una donna delle istituzioni che già quando è stata eletta alla presidenza del Senato ha raccolto il 75% dei voti dell'Assemblea del Senato, per cui questo dimostra la sua trasversalità e il suo essere super partes. Ma la sinistra si è astenuta? È un problema della sinistra che si esercita ormai da qualche giorno nel dire no o nello scappare. Io trovo che sia un'operazione cinica esporre la seconda carica dello Stato quando non si ha la certezza, e tanto più anche perché è una donna, e quindi avrebbero comunque dovuto salvaguardare una figura femminile anziché gettarla così in questa situazione senza avere la certezza. Questo è il vizio di questa vicenda. La sinistra è il monopolio dei giudizi morali che esprime in maniera ostile nei confronti di chiunque non appartenga alla sua area. Questo è un modo sbagliato. Le figure che presiedono Camera e Senato sono per loro natura figure terze, sono per loro natura e per il ruolo che svolgono chiamate a essere superiori rispetto ai partiti. Non riconoscere questo significa non avere veramente l'ortografia costituzionale parlamentare di questo Paese. Non c'è mai nessun nome però della sinistra, cioè è un gioco al catenaccio. Ho appena detto che è l'ora di farlo un nome, qualcuno si assuma questa responsabilità, si faccia un nome. E così il confronto entra nel vivo. Sì, ma è un muro contro muro, ma la politica esce poi con le ossa rotte da questa situazione. Se la politica invece guadagna la forza di avanzare dei profili, recupera anche credibilità. Uno deve dire che cosa vuole per il Paese, che cosa pensa che debba essere la Presidenza della Repubblica in un Paese come questo, in questo momento, con i problemi degli italiani e delle italiane. A che cosa deve guardare con più attenzione? Questo mi pare il punto. Il momento insomma è difficile, si cercano mediazioni, incontri, varie soluzioni, però ancora non è nulla chiaro, sono in corso ovviamente le votazioni per il sesto scrutinio, però quello che vogliamo mettere in luce in questa giornata è il rischio che si sta correndo di indebolire fortemente la politica italiana e lo stesso Paese, che è alle prese con grandi problemi e che deve avere al più presto un nuovo capo dello Stato. Di questo ne abbiamo discusso con il sottosegretario alla salute Costa e con il senatore Gaetano Quagliariello. In prospettiva, ecco, se continua questo muro contro muro, cioè che scenari si aprono? Ma io credo che non deve mai venir meno il dialogo, soprattutto in una fase come questa del nostro paese, dove c'è una pandemia ancora da sconfiggere, dove c'è un PNRR ancora da mettere a terra, quindi mi auguro che prevalga il dialogo e il senso di responsabilità da parte di tutte le forze politiche. La situazione è molto fragile dal punto di vista dell'emergenza sanitaria, dal punto di vista soprattutto economico, cioè noi non ci dobbiamo dimenticare che le materie prime sono cresciute, che l'inflazione
sta insomma entrando nelle tasche degli italiani. Non ci dobbiamo dimenticare che la seconda tranche del recovery non l'abbiamo ancora portata a casa. Cioè, noi abbiamo guadagnato un po' di credibilità a livello internazionale, abbiamo fatto un buon risultato di crescita per quanto dopato, ma è tutto molto, molto precario. Noi dobbiamo cercare tutto questo di rafforzarlo e invece c'è il rischio addirittura di comprometterlo. Questo anche sugli atteggiamenti, noi dovevamo essere secondo me in grado di dare un messaggio di fiducia, di eleggere un presidente molto in fretta, di far capire che a tutti gli italiani che fondamentalmente siamo consapevoli della strada ancora da fare, tutto questo già non è stato fatto. Le votazioni del sesto scrutinio sono ancora in corso, però il risultato nei fatti è già noto, in quanto il centrodestra ha dichiarato di astenersi, quindi non ritireranno proprio le schede, il centrosinistra ha dichiarato che voterà scheda bianca. Quindi le procedure dello scrutinio saranno anche abbastanza veloci e i risultati si sapranno intorno alle 9. Insomma, rimane una serata che dovrà portare consiglio a tutte le forze politiche in campo e chissà se ci saranno anche molte telefonate verso il Colle o verso Palazzo Chigi, cioè i due protagonisti veri adesso della nuova elezione di capo dello Stato, che rischiano di essere sempre lo stesso Mattarella e il presidente del Consiglio Mario Draghi. Ma vedremo, domani è un altro giorno. Ma veniamo alle altre notizie del giorno e apriamo la pagina economica. A dicembre i prezzi alla produzione dell'industria hanno segnato una crescita media del 10,7%, la più alta dal 2000. E quanto rilevato dall'Istat, che ha segnato un più 22,6% in termini tendenziali. A pesare maggiormente il costo dell'energia, secondo le stime dell'istituto, inoltre nel mese di gennaio risulta in calo l'indice di fiducia delle imprese ai minimi da 9 mesi. Il dato registra una flessione di circa 7 punti, portandosi così a 105,4. Segnali positivi provengono invece dal commercio al dettaglio e dal comparto delle costruzioni. In discesa anche il clima di fiducia dei consumatori, che si attesta a 114,2, trainato principalmente dal peggioramento delle attese sulla situazione economica e sulla disoccupazione. Sul fronte dell'Eurozona invece l'indicatore ESI, l'Economic Sentiment Indicator della Commissione Europea, è ulteriormente calato di 1,1 punti, attestandosi a quota 112,7 punti. È entrata in vigore ieri sera il decreto Sostegni Ter, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e contenente le misure connesse all'emergenza Covid. Tra le novità, la previsione di introdurre linee guida per la determinazione dei prezzi posti a base degli appalti direttamente con un decreto del MIMS. Altre novità riguardano poi anche il fascicolo sanitario elettronico, mentre sulla tanto discussa norma sugli extra profitti l'esecutivo non ha cambiato rotta. 755 miliardi di dollari nel solo 2021, è questo il nuovo record di investimenti green in tutto il mondo, con un aumento del 27% rispetto all'anno precedente, e quanto rilevato dal rapporto di Bloomberg New Energy Finance, secondo cui i maggiori incentivi hanno interessato il comparto dell'energia rinnovabile, seguito dal trasporto elettrificato, che tuttavia nel 2022 potrebbe divenire il settore a cui spetterebbero le risorse più consistenti. Continua a salire la tensione tra Russia e Ucraina, mentre il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, sostiene che la Russia sta continuando ad ammassare unità militari nonostante la volontà di trovare una soluzione diplomatica. L'America e l'Unione Europea condividono strategie per assicurare sicurezza energetica dell'Europa ed accelerare la transizione verso le energie rinnovabili. Siamo impegnati a intensificare la nostra cooperazione energetica strategica e lavoreremo insieme per rendere disponibili forniture energetiche affidabili ed economiche per i cittadini e le aziende dell'Unione Europea. E quanto si legge in un comunicato stampa congiunto del presidente statunitense Joe Biden e della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Gli Stati Uniti e l'Unione Europea stanno lavorando per garantire eventuali sufficienti e tempestive forniture
forniture di gas naturale all'interno dell'Unione Europea in caso di shock alle forniture, inclusi quelli che potrebbero risultare da un'invasione della Russia in Ucraina. Veniamo ora alle notizie riguardanti la situazione epidemiologica nel nostro paese. Il Covid continua a rallentare la sua corsa. Sono in calo i dati sulla trasmissione con l'indice RT sceso allo 0,97. Diminuisce anche il numero dei posti letti occupati nei reparti in terapia intensiva e in quelli ordinari. Intanto, buone notizie arrivano per gli amanti dei viaggi dopo l'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza. Il mondo del turismo organizzato esulta per le due grosse novità contenute nell'ordinanza firmata nelle scorse ore dal ministro della Salute Roberto Speranza, ma chiarisce subito, si tratta di una goccia nel mare perché serve al più presto la rimozione del divieto a viaggiare per turismo in tutto il mondo, in vigore in Italia da marzo 2020, e nuovi sostegni. Da febbraio per i visitatori provenienti dai paesi dell'Unione Europea sarà sufficiente il Green Pass. Nella stessa ordinanza vengono inoltre prorogate ed estese le misure relative ai corridoi turistici. Le ulteriori destinazioni dei corridoi sono Cuba, Singapore, Turchia, Thailandia, limitatamente all'isola di Phuket, Oman e Polinesia Francese. Quelli già previsti da qualche tempo sono per Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana, Egitto, limitatamente alle zone turistiche di Sharm el Sheikh e Marsalam. Il primo ad esprimere soddisfazione e apprezzamento è stato il ministro del turismo Massimo Garavaglia, che ormai da mesi chiede degli allentamenti alle restrizioni, dato che è convinto che al di là dei sostegni e dei ristori è importante che gli operatori tornino a lavorare e a fatturare. Ringrazia il ministro Franco Gattinoni, presidente della Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio, ma chiarisce che si tratta di un primo passo. Il ministro Speranza dovrebbe ascoltare l'Unione Europea, che raccomanda agli Stati membri uniformità sulla validità del Green Pass a 9 mesi, mentre la nostra normativa, che dal 1 febbraio prevede una durata limitata a 6 mesi per chi non ha ancora il booster, sta causando migliaia di cancellazioni di viaggi e presenza in Italia e sta creando ulteriori danni al comparto del turismo organizzato. Esploso nella fase acuta della pandemia, il ricorso allo smart working non è diminuito nel corso del 2021, con una nota preferenziale da parte dei lavoratori. Quasi un terzo degli occupati italiani lavora da remoto e il 60,8% di questi lo fa per almeno 3 giorni a settimana. Secondo lo studio, il lavoro da remoto, le modalità attuative, gli strumenti e il punto di vista dei lavoratori, appena pubblicata dall'INAPP, è riferito al periodo tra marzo e luglio del 2021. Sono 7,2 milioni i lavoratori impegnati a distanza almeno un giorno a settimana, con la maggioranza che giudica positivamente questa nuova modalità di lavoro. Inoltre, quasi il 46% dei lavoratori vorrebbe continuare a svolgere la propria attività in modo agile almeno un giorno e il 24% 3 o più giorni a settimana. Il 54,2% non vorrebbe invece mai lavorare da remoto, ma il gradimento dei lavoratori per l'impiego a distanza è testimoniato anche dal fatto che, pur di lavorare da remoto, un lavoratore su 5 accetterebbe una eventuale penalizzazione nella retribuzione, segno che un ipotetico miglioramento nella qualità della vita presenta un valore economico immediatamente scontabile. Il dato dei lavoratori smart è triplicato rispetto a prima della pandemia, quando lavoravano a distanza anche occasionalmente 2,4 milioni di lavoratori, e diminuito rispetto ai primi mesi della pandemia, quando erano 9 milioni gli occupati impegnati fuori dalle abituali sedi di lavoro. Arrivano al traguardo in contemporanea una serie di decreti che immettono nuove risorse nel Fondo Nazionale Innovazione gestito da CDP Venture, la SGR di Cassa Depositi e Prestiti. Si tratta complessivamente, tra risorse statali e fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di un'iniezione di 2 miliardi e 55 milioni per il Venture Capital italiano. In particolare, 250 milioni saranno dedicati ad investimenti previsti dalla missione 2, transizione ecologica, del PNRR, e verranno impiegati nei settori energie rinnovabili, economia circolare, mobilità, efficienza energetica, gestione dei rifiuti e stoccaggio di energia. E passiamo ora alle principali notizie riferite al comparto del trasporto e della logistica. Prosegue il rinnovo della flotta di Finnlines, la società controllata dal gruppo Grimaldi, raddoppia i collegamenti marittimi cargo e passeggeri tra la Finlandia e la Svezia con l'inserimento della RoPax Europa Link. L'unità, con 1200 metri lineari di carico in più rispetto alla precedente e una capacità di oltre 100 passeggeri, sarà impiegata sulla rotta Nantali, Langnas e Kapellskär.
L'ammoniaca continua a farsi strada tra i carburanti alternativi più sostenibili per il settore marittimo. Wärtsilä e Rolls-Royce, tra i maggiori costruttori di motori per navi, stanno implementando questa tecnologia che, secondo le ultime analisi, comporterebbe minori emissioni di CO2, oltre a richiedere meno volumi di stoccaggio rispetto all'idrogeno. È un risultato molto importante che manifesta la volontà e la capacità di Rete Ferroviaria Italiana di raggiungere gli obiettivi nei tempi richiesti dal programma europeo. Così il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini ha espresso la propria soddisfazione per il forte impegno dimostrato da RFI nel velocizzare la realizzazione delle opere previste nel PNRR. I progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rispondono ad una strategia di potenziamento della rete ferroviaria, soprattutto al sud, ha aggiunto Giovannini, per vedere sempre più interconnesso il paese, superare le disuguaglianze territoriali, migliorare la qualità dei servizi per i cittadini. Ora si attende l'iter autorizzativo per i lavori che consentiranno il miglioramento della mobilità in tutto il paese, tenendo sempre presente i principi di sostenibilità ambientale. TX Logistics AB, filiale svedese controllata dalla tedesca TX Logistics AG, sta espandendo i suoi servizi intermodali domestici in Svezia. A partire da fine mese, la società di logistica ferroviaria, che fa parte del gruppo Mercitalia, aggiungerà alla propria rete un ulteriore collegamento tra Telborg ed Eskilstuna. Il servizio prevede un treno blocco dedicato al cliente austriaco LKW Walter, appartenente al cluster Alis, che effettuerà 4 viaggi di andata e ritorno alla settimana, caricando per la maggior parte semi rimorchi. Inoltre, presso il porto di Telborg, LKW Walter utilizzerà anche i collegamenti via mare da e per Rostock e Travemünde. Ed era questa l'ultima notizia della giornata. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a lunedì con il TG Flash delle ore 15 e il TG News delle ore 19.